l'arte come manifestazione anche di cambiamento, come speranza di un nuovo corso che questa città deve intraprendere affinché finalmente si possa rigenerare. La rigenerazione diventa, prima ancora che un fatto architettonico, diventa un fatto morale. E certamente questi momenti di congiunzione, questi momenti di avvicinamento della città, dei cittadini, a quel che può dare comunque una scintilla, un'impressione, una sensazione, un'emozione, può essere occasione per rivitalizzare un rapporto che per troppo tempo nel recente passato si è sopito intorno alla rassegnazione. Questa città per rinascere deve credere in se stessa e quindi anche queste occasioni in cui si recupera il valore culturale di quel che veramente conta per essere grandi diventano degli straordinari momenti di partecipazione e di condivisione. Credo che sia un grande appuntamento per Catania perché il fatto di mettere insieme tanti artisti, avanguardia, sperimentazione, sia una straordinaria occasione per Catania di conoscere un mondo dal punto di vista artistico e culturale che è già famosissimo e che ha trovato ospitalità in tantissime città d'Italia e che oggi a Catania vede insieme alcuni grandi maestri che riescono ad esprimere nei nostri spazi culturali che dovranno sempre più essere propensi ad ospitare eventi di questo tipo, un momento storico, un lasso di tempo importante della nostra contemporaneità che poi ha segnato anche i costumi, ha segnato le trasformazioni sociali e politiche della nostra epoca. Per me è un grande onore, in un certo senso, aprire la mostra, trovare questo parallelismo tra il writing e il futurismo è spontaneo. Nelle mie opere io ho cercato poi di riportare appunto quella energia che io ho trovato nel writing, che per assurdo è un'espressione, un linguaggio che è nato proprio per il movimento di questi treni che da il Bronx arrivano a Manhattan. Perciò anche qui l'idea ancora del movimento.